Alberto Tiberi, percorso che nasce 5 anni fa, gli europei di scherma paralimpica, e adesso Terni ospiterà a ottobre i mondiali di scherma paralimpica, una grande opportunità sportiva e non solo, ma per la città anche di farsi conoscere a livello mondiale. Sì, mi auguro almeno. Allora, io vi posso dire questo, che sono in contatto adesso con le federazioni internazionali, le quali mi hanno anche inviato proprio il giorno ieri il contratto da firmare per l'organizzazione del mondiale, e mercoledì, cioè domani pomeriggio, avremo una lista pressoché esatta di tutte le nazioni che interverranno e tutti quanti gli atleti che interverranno alla manifestazione. Ricordo che è di qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 2024, quindi ci avremo previsioni di affluenza, penso, le massime. Noi abbiamo soltanto un gap dettato dal regolamento internazionale che prevede che ogni nazione, per ogni specialità, ma le specialità nella scherma paralimpica sono tantissime, possono portare fino a 4 atleti. Quindi noi prevediamo un afflusso di circa 400-450 atleti, più tutto l'entourage di tutti quanti gli accompagnatori. E l'aspetto su cui ci hanno sollecitato e ci hanno, diciamo, indirizzato a mettere un occhio di riguardo è sicuramente quello dei trasporti. Perché? Perché i trasporti è l'aspetto più sensibile, l'aspetto più importante per un'organizzazione del genere, quindi stiamo pianificando il tutto con addirittura una decina di navette che ogni giorno faranno la spola Roma, Terni, Terni, Roma. Quindi è una sfida anche per cambiare volto alla città, nel senso anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche, come il circolo scherma Terni ha già iniziato a fare. Assolutamente sì. Prima mi stavo confrontando con l'assessore Paola Gabbiti, che mi ha detto praticamente di questi bandi di prossima uscita, anche finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, delle strutture sicuramente sportive, e io andrò a fare un'azione di sensibilizzazione anche verso i privati, verso tutto il comparto alberghiero, che adesso andremo a censire. E iniziamo la settimana prossima e andiamo a individuare tutte le eventuali disponibilità e le criticità sulla scorta di quello che è successo per gli europei. Però ci troviamo adesso anche delle strutture nascenti, delle nuove strutture, anche poste al lago di Pitilugo, che sono ospitali, che sono organizzate bene, quindi abbiamo un buon numero di posti letto che possono essere utilizzati. Dottor Salini, l'attesa per il palazzetto che ospiterà l'evento sarà pronto? Certo che sarà pronto, non ci sono dubbi, stiamo qua e anche perché siamo sicuri che sarà pronto, a costo di mettermi io per terra a fare da pedana, ma sarà pronto comunque, sicuramente sarà pronto. Quando possiamo dire che... Guardi, la struttura si conclude entro giugno, tutto quanto alla parte, diciamo, involucro, poi ci saranno tutte quante le finiture, gli impianti da completare, ma insomma entro luglio si completa tutta quanta l'operazione e si arriverà al collaudo. Presidente della Federazione Scherma Paolo Azzi, un'opportunità di crescita e inclusione. La scherma ha sempre dimostrato grande sensibilità nel far gareggiare insieme, nel far camminare insieme, possiamo dire, atleti con disabilità e atleti senza disabilità. Sì, al punto che ormai ci sembra, cioè, l'abbiamo veramente ormai digerita, ormai metabolizzata questa cosa, facciamo fatica a distinguere fra atleti olimpici e paralimpici, il nostro sforzo è creare il maggior numero possibile di occasioni anche di preparazione, di allenamento integrato compatibilmente con gli impegni in questa fase, gli impegni internazionali sia degli atleti olimpici che paralimpici, tutti impegnati nella qualifica, sono veramente pressanti, però gli appuntamenti che ci aspettano in Italia, anche qui sia sul fronte olimpico che paralimpico, sono un grandissimo stimolo e spero che questo messaggio di inclusione possa, anche se capisco che è difficile, possa così ispirare chi anche dovrà prendere decisioni delicate sul piano internazionale legate alla questione dei russi, della guerra, eccetera. È un momento molto delicato per lo sport, quindi un messaggio di inclusione come quello che viene dalla scherma italiana credo che faccia bene, perché va nella direzione che tutti auspichiamo.